È attesa per oggi pomeriggio la perizia sulla frana di Ripoli, comune di San Benedetto Val di Sambro nel Bolognese, frana risvegliata dai lavori per la variante di Valico. Celeste Acquafredda. Alle 16 nuova riunione in prefettura a Bologna, dove si esamineranno gli esiti delle perizie dei consulenti tecnici con le new entry di CNR e ISPRA, incaricati di accertare quale rapporto ci sia fra gli scavi per realizzare le gallerie della variante di Valico e riattivarsi della frana nel territorio di Ripoli e nelle frazioni vicine, un territorio che scivola a valle senza sosta di circa 1,5 cm al mese, da quando la frana da qui escente si è trasformata in frana attiva, come scritto dal Servizio Geologico della Regione nel rapporto di marzo. La montagna non si ferma con i suoi milioni di metri cubi di terra, la stessa terra che spinge sulla calotta delle gallerie e sui fianchi. Sembra imminente la ripresa dei lavori nella galleria Val di Sambro. I movimenti interessano anche i piloni del viadotto Rio Piazza della A1, tutti ormai monitorati con apparecchi GPS dai tecnici di Spea, società di autostrade, perché il problema dello spostamento non si limita più a un solo pilone. Lavori anche alla rete del gas della zona da parte di Era, che realizza opere di contenimento, drenaggi profondi per asciugare i piani di scorrimento e preservare in qualche modo le tubature. Anche se finora non si parla di rischio per l'incolumità pubblica, c'è un'indagine della Procura per disastro colposo a carico di ignoti e si parla di una cifra prevista da Autostrade per risarcire i residenti evacuati e acquistare quel che resta, circa 10 milioni di euro.